Allora eccoci qua, porto indegnamente in omaggio a tutti gli alpini che ci circondano il cappello dell'alpino con la penna nera, poi me lo tolgo ovviamente perché lo può portare soltanto un alpino. Adesso diamo la linea di nuovo a Lucio Zanato, mi raccomando, e chiudiamo con Lucio Zanato e la gente nelle strade di Treviso. Domani mattina con noi sulle nostre reti per seguire in diretta lo sfilamento. Non perdete questo appuntamento, 500.000 persone attese domani mattina a Treviso. Buonanotte, arrivederci, viva gli alpini. Eccoci qua, allora, ovviamente Piazza dei Signori è piena di tante cose. E naturalmente è piena anche, diciamo così, di un certo amore. Stiamo un attimo attenti perché c'è tanta gente che passa. Allora, la coppia innamorata non può mancare durante una donata degli alpini. Da quanto vi conoscete? Sono 6 anni, siamo sposati un anno fa. Per pochi giorni facciamo un anno di anniversario. Cosa vuol dire essere la moglie di un alpino? È emozionante, soprattutto lui è una persona estremamente genuina. E quindi la cosa bella è proprio questo, sentire sempre i veri valori e l'energia di una persona così vera. Ma lo dice così perché sei tu o perché sei un alpino? No, perché alla donata ho bevuto, quindi un po'... No, in realtà... Da quanto tempo hai fatto l'alpino? Sono 20 anni quest'anno e quindi ho rivisto tutti i miei commilitoni quest'anno qua, ne ho rivisti parecchio e sono veramente contento, è un'occasione unica e rara. Poi a Treviso, in casa, soddisfazione unica. Senti, ma dopo 20 anni, vedere i giovani oggi, che differenza? Un'altra generazione, penso che sia noi con l'esempio che possiamo trasmettere qualcosa di quello che non possono conoscere, però non è facile, è un'altra generazione, come lo eravamo forse noi per i nostri genitori. Allora, tanti auguri buon amore, come si potrebbe dire. Grazie. Andiamo da un'altra coppia che è un po' più attempata, giusto? Da quanti anni è che vi conoscete? 40. 40? E se dura tagli a 40 anni un alpin? No, non più di tanto. Non più di tanto? No, no, no. Quando è che ha fatto il militare? 69, 70, 71. Da dove viene? Sezione di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto. Allora, Vittorio Veneto, chi vuole salutare? Tutti gli amici più intimi, dai. E anche quelli che sono andati avanti? Ah, specialmente, vai, via. Perché un alpino non si dimentica mai di quelli che sono andati avanti. Sempre quelli. Qual è il segreto per tenere bene un alpino? Correre il catrio. Non lo sa. Seguirlo sempre. Seguirlo sempre, anche le adunate. Sì. Certo. Ecco, consiglio per le donne. Grazie e buona adunata. Adesso invece andiamo dalla parte dell'operatività, cioè di chi durante la adunata vigila perché tutto vada bene. Come sta andando stasera? Se siamo con il responsabile del pronto intervento, protezione civile 118. Poi arrivo. Allora, come sta andando? Beh, stasera sta andando anche... Il suo nome e il suo cognome, così a Montebrino lo vedono tutti. Arturo Tosatto. Ecco. Stasera sta andando anche abbastanza bene. Diciamo che per ora è presto dire comunque se sta andando bene. Adesso va bene, sì. Diciamo che ieri è stata la prova del 9 perché abbiamo lavorato abbastanza. Qual è il caso più difficile che avete affrontato? I casi più difficili sono i coma etilici, cioè il coma da alcol. Coma etilico, ubriaco, il coma etilico. Dopo ci sono cadute, ci sono fratture, ci sono slogature, mancamenti. Sì, ma comunque un po' vario, cose gravissime, insomma. No, cose gravissime. Vuole presentarle alla squadra? Perché ho visto che c'è il barelliere. Allora, sì. Il barelliere come si chiama? Alessandro. Poi lui cosa fa? Adriano. E cosa fa Adriano? Porta lo zaino. Ed è giusto, dal film, anche se l'ha fatto l'alpino, lo zaino l'ha fatto. Ah, ha fatto l'alpino? Come mai non hai il cappello? Perché oggi sono in servizio con la protezione civile. Così siamo in due, hai capito? Siamo in due perché continuo a dire che io non porto il cappello d'alpino. Domani vedete col cappello d'alpino, ma siccome in servizio per il momento, meglio di no, domani invece lo porterò, d'accordo? E l'ultimo invece è, diciamo, il grande vecchio, giusto, di questo gruppo. Quanti anni? 52. 52, e il suo ruolo qua? Dà una mano. Grazie ragazzi, buon lavoro e grazie di seguire tutti quanti. E adesso noi andiamo avanti perché volevo fare una domanda anche. Posso parlare? Alpino? Siamo qua, Alpino, nano 97. Alpino e disabilità.
principio su ha avuto un incidente nel 2001. Però essere alpino significa avere forza e andare avanti, giusto? Forza e coraggio sempre avanti. Ecco, cosa dire a chi è disabile come te e che non è alpino? Ma chi non ha avuto la possibilità di fare l'alpino, dico dare sempre avanti, che il giorno si vive giorno per giorno e la vita si va avanti sempre giorno per giorno. Questo è anche un po' il senso alpino, riuscire sempre ad andare avanti e non mollare mai. Esatto, chi barcolla non molla mai. Grazie. E noi continuiamo, mi pare che abbiamo ancora un po' di minuti, giusto? Con Fabio Verin andiamo a conoscere qualcun altro, ad esempio gli alpini di Lauzacco. Dov'è Lauzacco? Lauzacco è a Udine, a Pavia Udine. Di Udine. Sì. A Pavia di Udine? Sì. Siete qua? Siamo alloggiati a Giavra del Montello. Quindi venite giù? Veniamo giù, domani sfiliamo e domani sera. Come avete trovato Treviso? Beh, bella, bella, dai. A che adunata siete? A che adunata è? Io sono alla trentesima. Alla trentesima. Tra tutte e 30 che ha fatto, come la posizione adesso? Beh, vediamo domani perché la sfilata è determinante, no? Per la... Questi due giorni si vede subito se la città prende bene, se i cittadini... Sì, beh, ha preso bene, però la sfilata è importante. Sì, certo, siete certo. Preparati psicologicamente? Siamo a posto. Adesso tornate su a Giavera o passate tutto l'anno? No, fra un'oretta a Giavera e... Poi in Branda e domani mattina, domani pomeriggio. A che ora? Alle 9. Quando è che sfidate voi? Noi alle 16. Allora, perché è giusto, perché voi siete friuli, vicini, e quindi il esatto. 16, perché il Veneto dovrebbe sfidare intorno alle 19. Sì, esatto. Ecco, esatto. Giusto per darvi questi dati. Possiamo andare avanti ancora? Chiedo alla regia. Allora, noi andiamo avanti ancora e troviamo un altro, grazie, troviamo un altro alpino che lei... Di Asti, Allora io ad Asti sono venuto a fare controllo Senci quando facevo il militare. Ricordo. La caserma? No, a parte quello, ma ricordo che c'è un posto che si chiama, se non sbaglio, Cisterna, vicino ad Asti, dove andavo a fare i collegamenti. Cisterna. Allora, per un astigiano venire nella zona del Prosecco, voi che insomma avete. Noi siamo di Porta Comaro, proprio il paese del Grignolino. Ecco. Paese del nonno del Papa. Ecco, per dire. Ecco. E cosa, come vi siete trovati qua col Prosecco, soprattutto con gli alpini? Il Prosecco è un'altra cosa, il Grignolino, il Prosecco è buono, è niente da dire. Allora, al di là del Prosecco vi siete trovati bene qua, vi state divertendo? Ma noi abbiamo affittato per 5 giorni, fino a martedì. Non mollate più insomma a Treviso, vi siete talmente abituati. Ma perché tanto facciamo 40 anni di matrimonio? Allora, complimenti. Allora, guardate qua, allora abbiamo fatto 5 giorni. 40 anni di matrimonio, è un bel esempio per tutti quanti. Bene, e con questa immagine noi chiudiamo Piazza dei Signori. Avete visto l'allegria che andrà avanti per tutta la notte, con bande, con persone, con gente che si ritrova. Noi invece ci vediamo domani mattina dalle 8:30 in diretta su Rete Veneta, comincerà la sfilata. Noi cominceremo proprio con la zona dell'abbassamento per sentire un po' la gente che si sta preparando, e poi naturalmente tutta la sfilata commentata, mentre su Antenna 3 dalle 9 ci sarà la sfilata con il commento, così il commento ufficiale, quindi ognuno di voi potrà scegliere la sfilata che meglio decide di seguire. Grazie a tutti voi per l'attenzione e soprattutto buona donata a tutti. Buonanotte, grazie.